un big match contro una delle squadre più in forma del campionato. Nella serata di Halloween, gara non semplice come del resto tutte in Serie A, per il Como che nel posticipo di giovedì attende la Lazio allo stadio Sinigaglia. Fischio d'inizio alle 20:45. In una giornata così particolare l'obiettivo della truppa di Cesc Fabregas è ovviamente fare uno scherzetto ad un avversario molto accreditato. La curiosità anche per vedere se la società porterà qualche nuovo VIP allo stadio dopo Hugh Grant in tribuna nel match con il Parma. Nella formazione lariana l'unica assenza certa è quella del belga Van der Brent, mentre Sergi Roberto, uscito per infortunio contro il Granata a Torino, in extremis potrebbe recuperare. La partita è stata affidata all'arbitro Luca Pairetto, l'ultimo suo precedente con gli azzurri il 23 dicembre del 2023 nella sfida tra Como e Palermo, terminata 3-3. In conferenza stampa Cesc Fabregas, tecnico del Como, si è soffermato sulle scelte dell'allenatore, che magari dall'esterno possono essere contestate o comunque non apprezzate. Quello che dicono da fuori è parte del calcio, no? Se sei un calciatore tu sai che pubblicamente ci sono le possibilità di che ti diranno qualcosa, a me mi dicono di tutto perché Alicia Sim ancora non gioca tanto, però alla fine devo fare per esempio per vincere la partita, no? Io sono chi vedo giorno dopo giorno lo che succede, se uno ha avuto la febbre, se uno non ha dormito bene, se uno la moglie le ha dato qualcosa ci sono tanti problemi che questo lo conosco io e di là devo decidere in base a questo chi è la migliore condizione per vincere la partita. Per questo io penso che la mentalità del calciatore deve essere: l'allenatore crede in te, stai facendo quello che deve fare, ti stai allenando bene, buona mentalità, tutto l'altro no. Non ascoltarlo, non sentirlo, perché sennò la testa del giocatore può andare un po' in difficoltà.